Buonasera e benvenuti alla chiusura della campagna elettorale della lista Liberamente. Io ho vissuto questa campagna elettorale dalla piazza in questi 20 giorni ed è stato bellissimo ed emozionante vedere come il nostro paese si sia proprio risvegliato e come si sia riaccesa quella vivacità intellettuale tipica dei diamantesi. Però devo dirvi la verità, essere qui stasera, essere qui sopra e vedervi da qui è un'emozione ancora più grande, è un colpo d'occhio bellissimo. Fatemi un applauso! Devo dire una cosa, mi dispiace un po' che questa campagna elettorale è stata velenosa, è stata violenta, è stata cattiva e mi dispiace perché se sono qui stasera è chiaro, insomma, dove sono schierata, però ci sono tanti amici anche tra i candidati, tra i sostenitori nelle altre liste, quindi mi dispiace sinceramente che si sia arrivati ad alzare così tanto i toni e mi dispiace che chi parla e chi accusa di Livore gli altri poi abbia fatto solo dei comizi livorosi. Chi chiede gentilezza non è stato gentile con nessuno, diciamolo questo. A un certo punto nelle campagne elettorali i toni si alzano, questo lo sappiamo, ma è possibile che durante l'apertura della campagna elettorale si è partiti con le invettive? Potevamo fare anche meno, secondo me, Però... E questa violenza verbale che abbiamo visto dai balconi poi si è riversata sui social, tra i sostenitori di tutte le liste e si è riversata anche nella guerra dei manifesti. Lasciatemi dire questa cosa, nel 2024 è vergognoso che ancora si faccia la guerra dei manifesti, la campagna elettorale si fa online, non serve imbrattare i muri per farsi votare, non serve, è un problema per l'ambiente ed è anche poco rispettoso nei confronti degli altri componenti delle liste. Io capisco il folklore, però anche in questo caso sarebbe bastato un po' meno. Anche perché io ci tengo a dire una cosa, quando tutto sarà finito, oggi si chiude la campagna elettorale, fra 3 giorni avremo il nostro sindaco e torneremo ad essere un piccolo paese in cui ci conosciamo tutti, si dice un paese di 3 case, una chiesa e un forno, siamo un piccolo paese e dico paese e non città per un preciso motivo. Spesso durante questa campagna elettorale e in generale ho sentito dire la mia città, il governo della città, faremo per la nostra città. Diamante non è una città, Diamante è un paese. Le città sono altre, le città si diventa città soltanto per importanti ricordi, se ci sono monumenti importanti o se si hanno più di 10.000 abitanti. Diamante è un paese, ma questo non è un problema amministrativo, è un problema di identità. Franco Arminio, che è un poeta e uno scrittore, si definisce paesologo e dice che la paesologia è una scienza ed è una scienza che non è idolatria della cultura locale, non è nemmeno nostalgia del passato, di un passato in cui si stava meglio, cosa che abbiamo sentito tantissimo in questa campagna elettorale. La paesologia è consapevolezza. Diamante deve ripartire dalla consapevolezza del fatto che siamo un piccolo centro, bisogna ascoltare e guardare quello che siamo e ripartire da questo. Prima di passare la parola ai candidati che sono i protagonisti di questa serata, ci tengo a fare soltanto un altro piccolo inciso. In questa campagna elettorale abbiamo sentito parlare tanto di una cosa, è stato il leitmotiv, la famiglia. Tutti, quasi tutti i candidati hanno ringraziato le loro famiglie, hanno citato le loro famiglie, ho sentito nonni, genitori, zii, anche i figli. E posso dirvi, è stato molto bello sentire tutto l'orgoglio che i candidati avevano nei confronti dei propri familiari. Poi però c'è stato il risvolto della medaglia, la famiglia ha assunto anche una connotazione negativa, perché sono 20 giorni che ci ripetono che 2 fratelli sono candidati a sindaco, uno contro l'altro. 2 fratelli sono candidati a sindaco, uno contro l'altro, e quindi il problema dove sta? Questo è l'apice della democrazia, cosa c'è di più democratico di 2 persone che sono legate affettivamente ma che politicamente hanno idee diverse e lo dimostrano su questo balcone? Cosa c'è? E sapete che vi dico?
se sono stati capaci di avere così tante idee diverse politicamente parlando è perché hanno intorno appunto anche squadre diverse, hanno una visione diversa di Diamante, e forse il merito, perché di merito si tratta, è delle persone che li hanno cresciuti, perché gli hanno fatto sapere che il loro pensiero individuale, singolo e libero era importante e ciascuno dei due doveva crederci, doveva portarlo avanti. I figli si crescono così, liberi, tutti i ragazzi dovrebbero essere liberi. Non si vota per logiche familiari, non si vota per cognome, non si vota per bieco clientelismo, si vota liberamente. È una lista che si chiama così, voglio dire, più che dimostrarlo con il nome, come avrebbe dovuto farlo. Io sono fiera e orgogliosa di dire che non ho mai, mai avuto nessun tipo di condizionamento dalla mia famiglia. A proposito, fatemi ringraziare mia madre e mio padre che sono qui in piazza stasera. Mia madre era iscritta alla Margherita, che è un partito che è vicino alla Democrazia Cristiana, e io mi sono tesserata alla sinistra giovanile quando avevo 14 anni. Più libera di così sarebbe stato difficile. E ora, giuro, la smetto, non parlo più. Volevo dirvi che la libertà di voto è importante esercitarla non soltanto per le amministrative che ci saranno l'8 e il 9 di giugno. L'8 e il 9 di giugno si voterà anche per un altro appuntamento importante, lo ha ricordato Daniela, lo ha ricordato Mariano e ve lo voglio ricordare anch'io. L'8 e il 9 giugno si rinnova anche il Parlamento europeo, e in questo caso mi rivolgo proprio ai giovani, ai giovanissimi. Non delegate gli altri, non fate prendere ad altri le vostre scelte, andate a votare e non vi fate raccontare che l'Europa è una matrigna cattiva, non è così. L'Europa, votate per quell'Europa che non è soltanto un'Europa economica, deve diventare un'Europa anche politica e culturale come voleva Altiero Spinelli. Adesso non mi dilungo, passo a presentarvi i candidati. Farò prima un brevissimo excursus sui candidati che questa sera non interverranno, ma che ci tengo a presentare. E volevo dire che mi sono scritta i loro nomi, perché può succedere di dimenticare qualche nome quando si prende un elenco di 12 persone, anche se sei il capolista, non perché non sai chi sono i tuoi candidati, ma perché può succedere. E allora vi presento Rosanna Storino, che durante tutta la campagna elettorale ci ha dispensato sorrisi e ha raccontato quanto ama il nostro territorio. Antonio Borrelli, che è il pragmatico di esperienza ed è stato fondamentale in questa esperienza. Natalia Branda, che ci ha fatto conoscere la sua genuinità, la sua schiettezza durante tutta la campagna elettorale. Daniela Marsiglia, la quota rosa dell'opposizione, lo avrete capito in questi giorni, l'unica quota rosa dell'opposizione. Alfredo Orlando, che per chi non fosse chiaro ha dimostrato che questo legame viscerale che ha con la sua terra si trasformerà in impegno, e Maria Assunta Urciolo, che con dedizione, caparbietà ed empatia saprà rimettersi al servizio della nostra città, anzi del nostro paese, scusate, città no. E ora passiamo ai candidati che invece un intervento lo faranno. L'ho detto quando l'ho presentata durante l'apertura della campagna elettorale, ho avuto modo di conoscerla durante questi 5 anni, perché anche se non ha avuto un posto in Consiglio Comunale, anche se non è entrata tra i banchi del Consiglio Comunale, non si è mai persa, ha sempre mostrato il suo supporto a Marcello, è sempre stata parte di questo gruppo ed è sempre stata, come la sua indole, pacata ma estremamente concreta. Anna Maria De Luca. Buonasera, eccoci al rush finale, alla fine di questa campagna elettorale. Cosa ho da dirvi stasera? Il tempo a disposizione è pochissimo, per cui mi limiterò a fare delle osservazioni, osservazioni che già anche Maria Francesca ha fatto, ma vanno ribadite alcune cose. E la prima è su questa campagna elettorale condotta, lasciatemi passare il termine, in maniera folcloristica. Un pizzico non guasta, ma gli eccessi, soprattutto perché viviamo grandi momenti di difficoltà, penso che siano irrispettosi. La politica è una cosa seria, così tanto seria che quando verrà il momento di andare al governo cittadino
L'amministratore serio e responsabile penso non dormirà per parecchie notti, altro che folklore. Poi ho sentito usare più di una volta il termine famiglia, in modo variegato, famiglie grandi, famiglie piccole, famiglie per bene, persone di serie A e altre no. Perché tutte queste puntualizzazioni? Perché le grandi famiglie sono più rispettabili di quelle piccole o viceversa? O per essere persone per bene c'è la necessità di un'appartenenza? Ogni grande o piccola famiglia, ogni persona, ogni singolo cittadino, quando ha senso civico, rispetto delle regole del vivere civile, è un soggetto rispettabilissimo e deve avere un posto dignitoso nella società. Solo un'altra osservazione. Una famiglia, i genitori hanno la responsabilità della crescita dei propri figli. Un insegnante ha la responsabilità della formazione dei propri alunni. Un ingegnere ha la responsabilità della staticità di una struttura. Un soggetto politico ha la responsabilità di gestire, amministrare, fare l'interesse della collettività. Ed allora mi chiedo, qui a Diamante è stato fatto? Siete contenti? Siete contenti di tutto ciò che è stato fatto? Non aggiungo altro, non aggiungo altre osservazioni se non la domanda che ho posto a me stessa. Anna, se fossi stata dall'altra parte, dalla parte dei cittadini in ascolto, spettatrice, cosa avresti pensato? Cosa ti saresti chiesta? Cosa avresti scelto? La mia risposta sicuramente è quella di molti che vogliono ancora continuare a credere ed avere speranza nel cambiamento e uscire da quello che a me sembra un incantesimo che ci sta tenendo nell'immobilità assoluta. Dalla parte di coloro che vogliono credere nella forza delle idee concretizzabili dai singoli individui liberi prestati alla politica, che fanno squadra per il bene comune, noi di Liberamente. Ed allora cosa possiamo fare? Riaccendere la speranza, e questo lo potete e dovete fare voi che siete gli attori principali di tutta questa campagna elettorale e del domani, con l'espressione libera del voto. L'articolo 48 della nostra Costituzione ci dice, e lo sapete bene tutti, che il voto è lo strumento con il quale il popolo esercita il suo potere. E lo esercita scegliendo liberamente i suoi rappresentanti. Un diritto personale, uguale, libero e segreto. Ma non è solo un diritto, è un dovere da esercitare con senso di responsabilità. Non possiamo dire non voto perché sono stanca di sentire sempre le stesse promesse, oppure tanto sappiamo come vanno le cose. Quando ci rifiutiamo di esercitare il nostro diritto e quindi di fare il nostro dovere, siamo individualmente responsabili di ciò che accade dopo il voto alle urne. Allora, cari concittadini, scegliete con consapevolezza e, come diceva Sandro Pertini, sì sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di esserlo sì pronto a pagare qualsiasi prezzo. Il cambiamento sta nelle vostre mani quando l'8 e il 9 giugno voterete liberamente
Marcello Pascale, sindaco. Grazie, buonasera. Quando l'ho presentato durante l'apertura della campagna elettorale vi ho detto che cosa è stato per me, cioè una delle persone che mi ha fatto appassionare la politica. Oggi vi dico cosa potrebbe essere per voi se entra in consiglio comunale. Un'ancora a cui si può appigliare chiunque sia appassionato di cultura, chiunque crede che le cose che sembrano impossibili ma non lo sono si possono realizzare e chiunque vuole investire nella creatività, soprattutto quella dei bambini. Perché l'hanno detto di tante donne, no? Sono mamme. Io invece ve lo voglio presentare come un amico, una persona che ha portato tanto entusiasmo nella nostra squadra, ma anche come un giovane ma grande papà. Roberto Raffo. Diamante, buonasera. Stasera mi tremano le gambe. Prima di tutto voglio ringraziare il candidato a sindaco Marcello Pascale per avermi dato il privilegio di far parte di questa squadra. E voglio ringraziare anche una professionista del lavoro che mi è stata di supporto sia psicologico che morale. Grazie. Spero che ricordiate la storia dei pesci di cui vi ho parlato nel mio primo intervento. Arrivato a questo punto della campagna elettorale, la domanda ritorna, la domanda dei pesci, del pesce anziano ai pesci giovani ritorna. Com'è l'acqua? E questa è la mia risposta. In questo paese oggi l'acqua è torbida. È torbida perché l'attenzione è stata dirottata sui turpiloqui, è torbida perché l'attenzione è stata dirottata sullo sventolio degli atti, è torbida perché l'attenzione è stata dirottata sui personalismi. Alcune questioni fondamentali ci devono restare oscure. La politica è chiarezza. Affinché gli uomini e le donne l'8 e il 9 giugno scelgano, diventando elettori, è necessaria la trasparenza e la chiarezza nella comunicazione politica. I nostri avversari politici hanno peccato in questo e tocca a voi elettori ora chiedergli il conto. Quando l'alba del 9 giugno si mostrerà davanti ai nostri occhi, avremo le ultime ore per una scelta che sarà determinante per il futuro che avremo, per il tipo di futuro che desideriamo. Potremo scegliere tra ciò che è conosciuto, potremo scegliere tra ciò che viene chiamato nuovo, potremo scegliere tra ciò che è libero, libero dai giochi di potere, libero dalla tattica del baratto del voto, libero e trasparente. Confondere l'elettore alla fine di una campagna elettorale è il manifesto della disonestà intellettuale. Liberamente sceglieremo per Diamante e liberamente sceglieremo per l'Europa. Io ho un legame particolare con il 9 giugno. Nel 1979, perdonatemi, i miei genitori fecero la loro grande scelta di vita. E nel 2019, anche io, caricando questo giorno di valore simbolico, consacrando me stesso a mia moglie. Due sì che a distanza di 40 anni l'uno dall'altro segnano indelebilmente la strada che sto percorrendo. Il 9 giugno è un giorno di scelte importanti e oggi di nuovo si riconferma come tale.
Quel giorno toccherà anche a voi scegliere. Scegliere liberamente la strada che insieme percorreremo. Senza alcuna costrizione, senza alcuna promessa non mantenibile, senza alcuna dote, senza alcun personale ritorno economico. La strada che vedo davanti ai miei occhi è fatta di politica, di chiarezza di contenuti, di miglioramenti, di cultura, di nutrimento per le giovani generazioni. Una strada che prepari il terreno agli adulti di domani. Abbiamo perseverato troppo nell'errore, abbiamo trascinato troppo a lungo i problemi di amministrazione in amministrazione, di generazione in generazione. Voglio un futuro in cui ogni bambino e ogni cittadino possa trovare spazio per crescere, imparare e sognare. Un futuro in cui la cultura non sia un lusso, ma un diritto accessibile a tutti. Il nostro progetto mette al primo posto il benessere collettivo, l'innovazione e la crescita culturale. Diamante ha bisogno di guardare avanti. Siamo gli artefici del nostro destino. Il vostro voto è decisivo. Il vostro voto è la chiave per aprire la porta a un domani migliore, un domani che possiamo costruire insieme, con passione e dedizione. Astenersi e farsi trascinare dalla disillusione sarebbe l'ammissione di un cancro galoppante dentro di noi. La libertà è responsabilità, è importante partecipare. Scegliere con consapevolezza, anche se il momento della scelta crea disagio, un salto in una parziale incertezza. Decidere di votare liberamente è il mezzo per evitare le conseguenze negative del nostro futuro. L'atto fondamentale per il miglioramento della società. Troviamo dentro di noi la scintilla primordiale. Diamole la possibilità di diventare fuoco di passione, di libertà, di vita. Innalziamo la nostra coscienza civica. Solo esprimendo in maniera libera la nostra scelta, possiamo impedire che i privilegi di pochi continuino a essere la normalità. Credete nella capacità della politica di dare risposte efficaci alle nostre difficoltà. Esprimete un voto libero. L'8 e il 9 giugno scegliete liberamente. In questi giorni lo avete visto presentare i suoi compagni di squadra perché li conosce molto bene. E lui per la squadra di Liberamente è stato anche questo, un punto di riferimento. Un punto di riferimento per le cose pratiche, un punto di riferimento per le cose prettamente politiche. E il suo impegno a fianco ai ragazzi è sotto gli occhi di tutti 365 giorni all'anno e non solo in campagna elettorale. Un altro giovane papà, Giambattista Salerno. Grazie mamma. Buonasera a tutti. In questi giorni mi sono reso conto ancora di più di quanta ipocrisia e falsità ci sia in giro. Parlando con voi ho potuto riscontrare che tanti sono stanchi di questa politica, clientelismo, voti di scambio, grossi compensi, interessi personali, frigoriferi, lavastoviglie, atteggiamenti al limite della decenza. E come darvi torto? Anzi, vi assicuro che la penso allo stesso modo. Però, fortunatamente, non siamo tutti uguali. Noi tutti, tutti liberamente, se ci darete il vostro consenso, insieme riprenderemo le redini del nostro futuro. Non possiamo limitarci a criticare tutto e tutti. Non ho assolutamente intenzione di guardare passivamente il mio futuro scorrere nelle mani di persone incapaci, privi di senso civico, motivate solo da scopi personali, di scalate politiche. Ieri il sindaco uscente ha detto testualmente: è cresciuto, ora può fare il vice sindaco, ma non perché lo avete deciso voi, ma per investitura personale, per pura imposizione. Piccoli uomini crescono. Hanno sbandierato
da balconi e salotti la richiesta di un confronto su contenuti, proposte, toni pacati. Peccato, peccato che un attimo dopo se ne sono dimenticati. Ed ecco invettive, cattiverie, sangue negli occhi, dimenticandosi di quello che avevano detto un attimo prima. Figuriamoci in 5 anni quante cose si vogliono dimenticare. Io non voglio essere vittima di una politica clientelare pettegola, disfattista e soprattutto per pochi. Sento il bisogno di donare incondizionatamente le mie capacità, il mio tempo, le mie idee, le mie passioni a tutti voi, ma soprattutto, e non me ne vogliate, ai ragazzi e ai bambini, e soprattutto ai ragazzi che si sentono presi in giro, che fino ad oggi, da chi fino ad oggi ci ha amministrato. Un esempio? La tanto decantata biblioteca per tutti i giovani del paese nei locali del TAC, si diceva 5 anni fa. Ma oggi quale biblioteca? Libri lasciati negli scaffali, a terra, a prendere polvere, senza nemmeno essere stati catalogati. Ma che idea avete di biblioteca? Quando realmente vi stanno a cuore i nostri ragazzi, non possiamo rimanere indifferenti davanti agli stupidi teatrini politici. Quante cose vanno cambiate, quante vanno migliorate. Non è accettabile né condivisibile il comportamento dei grandi politici che ora girano casa per casa, addirittura durante le ultime notti, disturbando, disturbando, invadendo violentemente le vostre case, la vostra pace domestica, per tentare di strappare ingannevolmente il vostro consenso, come richiesto e confermato dalle parole dette ieri a Cirella dal sindaco Magorno e stasera da Antonio Cauteruccio. Io personalmente non ho assolutamente intenzione di chiedere il voto alla gente con queste modalità. Bisogna essere liberi. Credo sia più giusto e più rispettoso nei confronti dei cittadini presentarsi e avere il coraggio di mettersi in gioco. Io sono un uomo di 45 anni e tuttavia non ho paura di affrontare con cuore sereno questi mostri, questi animi violenti che hanno alle spalle famiglie, conoscenze potenti. Vergognatevi! Io dalla mia parte non ho una famiglia numerosa, ma ho qualcosa che forse alcuni di loro non hanno: onestà, bontà, voglia di fare, capacità, passione, amore per il mio paese e per il prossimo. Un buon politico dovrebbe essere scelto per i suoi valori, per ciò che fa e per come si mostra realmente 365 giorni all'anno. Grazie. Sono sicuro che alla fine sceglierete i vostri rappresentanti con intelligenza, ma soprattutto con coscienza. Non ho grandi aspirazioni e interessi personali se non quello di offrirmi per servire il paese. Molti in queste ore vi diranno che hanno la vittoria in pugno, altri vi tenteranno di strappare il vostro consenso in tutti i modi, anche in maniera meschina e discutibile. Prometteranno il cielo e la terra pur di ottenere il consenso. Resistete, votate per chi ama davvero questo paese e lo dimostra quotidianamente lavorando in silenzio. Non possiamo non accorgerci di come siamo messi. Loro desiderano solo arrivare a ricoprire una cara, demonizzando e sminuendo gli altri. E una volta raggiunto il loro obiettivo, il gioco è fatto. Molti non hanno nemmeno una propria identità politica, hanno balzato di qua e di là cercando di trovare una buona collocazione per ambizioni personali. Certa gente dovrebbe soltanto vergognarsi. Mi piacerebbe che la gente e soprattutto i ragazzi partecipassero attivamente alla vita politica del paese. È importantissimo questo. E rivolgo un appello a tutti quei cittadini volenterosi di Diamante, di Cirella, delle Contrade, che come me non si rivedono nell'attuale classe di governo e desiderano darsi da fare per costruire un paese libero, nuovo e migliore in cui vivere. Non litigate, non sparlate, non insultate, non demonizzate l'avversario, quando poi nel nostro comune c'è gente che stenta ad arrivare alla fine del mese. Donate amore a questa città, risolviamo i problemi della gente. Non siate autoreferenziali, tanto non vi crede più nessuno, non vi crede nessuno. Preferite egoisticamente le vostre ambizioni e se sentite il bisogno di criticarmi fatelo, però fatelo in faccia, fatelo davanti a me con il massimo rispetto. Diamante ha bisogno non solo di un ricambio amministrativo, ma ha bisogno di uomini e donne, questi uomini, queste donne, capaci e volenterosi, ispirati ai buoni valori morali ed etici.
La politica è fatta di gente onesta, buona, passionale, come me, come noi. Abbiate fiducia nei nostri propositi, cercate di cogliere le nostre buone intenzioni e fate in modo di renderle possibili. Abbiate il coraggio e la voglia di cambiare, di votare liberamente, di non piegarvi alle minacce. Il nostro modo di agire si ispirerà sempre ai valori e ai vostri interessi, punto imprescindibile da cui partire. Ho fiducia in voi e so che alla fine voterete con il cuore le persone che più riterrete degne. Voterete il gruppo che riterrete possa meglio rappresentarvi, cioè noi. La società non ha bisogno di eroi, di difensori della patria. Ieri a Cirello qualcuno diceva: il caso è chiuso, siamo a posto, non abbiamo più problemi. Non svendete il vostro voto, ma usatelo come arma per distruggere la politica dei favoritismi e degli interessi personali. Non perdiamo questa occasione, quindi non fateci mancare il vostro sostegno. Io la mia parte l'ho fatta, noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Sabato e domenica scegliete liberamente, sostenete la lista numero 2, sostenete Marcello Pasquale sindaco e, se vi va e vi ricorderete, per il consiglio comunale Giambattista Salerno. Qualche sera fa ha infiammato questa piazza raccontando quello che è, quella che è sempre stata, rivendicando il suo importante ruolo come amministratrice comunale. Si definisce orgogliosamente una donna del popolo e tutta la squadra è orgogliosissima di averla su questo balcone. Ornella Perrone. Buonasera a tutti. Stasera sarò brevissima, proprio breve, 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 perché siamo giunti al termine di questa campagna elettorale. Dobbiamo dire la verità: pesante, Marcello, molto, molto pesante. Una campagna elettorale che ci ha visti impegnati per raggiungere un solo obiettivo. È quello di dare al nostro paese un'amministrazione presente, più forte e più attenta. Abbiamo cercato di incontrare più gente possibile, abbiamo spiegato a tutti il perché della nostra candidatura. A proposito, volevo spiegare e dire a tutti che la signora Santina non vota perché purtroppo è impossibilitata a casa. Abbiamo incontrato tanta gente, giovani, anziani, abbiamo cercato di capire le loro problematiche, le loro difficoltà, e vi posso dire che da martedì prossimo saranno sul tavolo del nostro sindaco, perché saremo già pronti a lavorare. Io volevo dire adesso il faro qua, a proposito dei giovani. Io tutte le volte che sono salita qui sopra, lì sotto c'è un gruppo di giovani che si sono riuniti e sono tutti, ognuno di una lista diversa, ognuno che ha delle idee diverse, e sono lì sotto perché ascoltano tutti. Lista c'è un rinnovamento, vero? Ma c'è anche un'esperienza amministrativa, perché purtroppo qua ancora non si è capito una cosa, che qui non stiamo giocando ad una rivoluzione, qui stiamo andando ad amministrare un paese. Noi siamo qui per offrire le nostre capacità, il nostro impegno, e abbiamo bisogno del vostro voto, perché io e tutti quanti gli altri, ma io voglio continuare a salire quelle scale, voglio continuare a tenere le porte aperte, perché la mia stanza è stata sempre aperta. E ricordate una cosa, dopo tutte queste serate di comizi, noi tutti i giorni ci incontriamo per strada, noi tutti i giorni dobbiamo salutarci, come sto facendo anche
anche se qualcuno gira la testa dall'altra parte. Il mio saluto ci sarà sempre. Io starò con la Giovanna, con Antonino, Martina, Yolanda, con tutti. Adesso mi resta, Marcello, fare questo appello al voto. E ve lo dico con il cuore, andate a votare, andiamo a votare, perché insieme, liberamente, ce lo possiamo fare. Votiamo Marcello Pascale sindaco! A parlare per lui sono sempre stati i suoi modi di fare, pacati, serafici, sicuri e, diciamocelo, anche un po' pungenti. In questi giorni le sue parole sono state illuminanti. È stato, l'abbiamo già detto, un amministratore di questo comune e negli anni in cui è stato assessore al bilancio di Amante ha potuto contare su non pochi benefici. Per Diamante, per Cirella, per le contrade che vive ogni giorno e non solo in campagna elettorale, Michele Trifilio. Allora, buonasera a tutti. Beh, volevo fare solo alcune riflessioni visto che i compagni di viaggio hanno sviscerato ciò che penso. E quali sono queste riflessioni? Beh, è stata una campagna elettorale e stasera sono sollevato, che finisca veramente sollevato, perché è stata una campagna elettorale piena di veleni, di attacchi personali, vero? Hanno portato in piazza fatti personali, vero capolista di Uniti per Tutti, vero egregio avvocato, custode della legalità. Sì. E poi mi è rimasta qualcosa nella scarpa, qualcosa mi è rimasta, adesso ve la dico. Adesso vi dico, hanno parlato sia l'egregio avvocato, sì, l'egregio avvocato ha parlato qualcuno, e sia il caro Simone, forse non si rende conto di quello che dice Simone, hanno parlato di rancore. Che cos'è il rancore? Rancore mio personale nei confronti di loro, di un familiare, oppure nei confronti del capolista di Nuova Era. Guardate, io non ho rancore con nessuno. Il rancore che mi pervade non è un rancore personale verso la persona, è un rancore verso quello che è stato il modo di amministrare, caro Simone, a cui tu ti vuoi riferire. E sai che cos'è l'amicizia? L'amicizia è tutta un'altra cosa. L'amicizia è essere sinceri. L'amicizia è essere sinceri. Però la sincerità non può essere unilaterale, deve essere da ambo le parti, e mi pare che non sia stato così. Ecco, io non faccio l'elogio all'avversario, io l'elogio lo faccio a me stesso, perché mi conosco, perché sono una persona vera, perché non dico falsità, perché ho detto da questi balconi e da quello di Cirella delle verità. Le verità sono scomode per voi. Avete amministrato oltre 30 anni una cittadina di Cirella abbandonata a se stessa, che doveva essere un fiore all'occhiello di questa perla del Tirreno. Adesso arrivano i salvatori della patria. E chi sono i salvatori della patria? Il nuovo, il cambiamento. Non c'è nessun cambiamento. Il cambiamento avviene con moderazione, non si fanno le rivoluzioni tutta d'un tratto, ma lì non c'è il cambiamento, lì c'è la vecchia nomenclatura della vecchia politica che ha governato Diamante per oltre 40 anni. Perché ho parlato di Tutor, mi viene da ridere. I Tutor, come diceva Cirella, cercano di far andare piano le automobili sull'autostrada, e se questi sono i tutor, quale sviluppo si può avere se si va piano? Non è possibile avere una...
condizione di questo film. E poi volevo fare una riflessione, io non ho scritto i discorsi, non mi piace scrivere i discorsi, quello che mi viene, come va va. Volevo fare questa considerazione, e la considerazione sul voto, perché da un lato Uniti per Tutti ha cercato di raccattare voti, diciamo, elargendo non prebende, mettendo un dissuasore da una parte, andando a mettere un punto luce ad una rampa privata, mandando una betoniera per mettere un po' di cemento per riparare una strada. Ecco, questo è il sistema di raccattare i voti, veramente una meschinità. Mentre dall'altro lato non si fanno queste cose, però si fa del terrorismo psicologico. Si deve incidere nelle menti delle persone. Ma su quali menti si può incidere in questo modo? Sulle menti che non sono libere, perché quelle menti libere non accetteranno mai questo tipo di terrorismo. Ecco, questo, caro Simone, ti volevo dire. Poi, perché io vi chiedo, i cittadini che si recano a votare dovrebbero fare un'analisi e vedere i candidati. Come si ottiene un voto? Un voto lo si deve ottenere perché la persona che si presenta al cospetto degli elettori è una persona per bene, ha un'integrità morale, è una persona competente, è una persona che non è truffaldina. Ecco, facendo questa analisi e guardando anche la composizione delle liste, ma delle liste vere, perché la nostra è una compagine vera, dove non c'è nessuno c'è di noi. Allora, in questo modo, veramente, chi si sente libero nella mente non è soggetto a nessun tipo di ricatto, né morale né materiale. Ecco, questo volevo dire. Quindi riflettete bene quando vi trovate nella cabina elettorale. Questo è il momento che si può cambiare, ma non si cambia con Uniti per Tutti, non si cambia con Nuova Era, perché non è una nuova era, quello è un ritorno al passato per i soggetti di cui vi ho parlato. Beh, se volete questo stato di cose, se volete che Diamante rimanga nel guado, io vi ricordo un libro, dato che da questo balcone hanno fatto citazioni filosofiche, kantiani, Dostoevsky, citazioni bibliche. Beh, allora, anche stasera sentivo qua gridare, gridavano come pazzi. Ma perché gridate? Si può parlare benissimo, tranquillamente, perché pensate che gridare può sopraffare l'avversario? Non mi sembra che sia così. E quindi vi lascio in questo modo. Quando domani sera inizieranno le operazioni di voto, pensateci bene prima di votare. Spero che non vi siete fatti abbindolare da questi oratori da strapazzo, perché hanno fatto uno show. Ecco, il teatro si conclude stasera, finalmente, dico io. Forse per voi è stato bello assistere a questi comizi. Guardate, per noi molte volte è un sacrificio enorme, ma noi non lo facciamo perché abbiamo degli scopi da raggiungere personali. Io personalmente non devo essere eletto per avere visibilità. La visibilità me la dà la mia professione, il mio modo di agire tutti i giorni, il confronto 365 giorni all'anno con tutti gli amici e i cittadini di Diamante. Io non offro caffè, brioche e cioccolatini durante la campagna elettorale. Bene, ho finito. Quindi votate con una mente libera, domani e dopodomani, e cercate di votare noi, perché noi sì che siamo il cambiamento, non nuova era. E né tantomeno Uniti per Tutti, perché sono degli incompetenti, che l'hanno dimostrato nei 5 anni di amministrazione. Grazie a tutti. Pre-
presentarvelo senza cadere nella retorica affettiva per me è molto difficile, perché conosco la persona che sta per intervenire da tutta la mia vita e da molto prima di questa campagna elettorale. Lo dice sempre, uno di voi sta in mezzo a voi per il mestiere che fa e per la sua indole, e direi che è un fiume in piena. Gianluca, benvenuto. Ali, buonasera, diamante. Volevo innanzitutto ringraziarvi per i grandi attestati di stima e i complimenti che ho ricevuto per il mio intervento precedente. Sono commosso. Vuol dire che sono arrivato al vostro cuore, perché sono uno di voi. Uno attento ai problemi di tutti, che sta in mezzo alla gente e che ascolta la gente. E volevo altresì ringraziare l'amico Simone per gli elogi ricevuti. Hai usato tutte belle parole, parole che mi rappresentano appieno. È vero, la mia famiglia, gli affetti e il lavoro sono tutta la mia vita. Sono gratificato e onorato delle tue parole. Anche tu sei un caro amico, Simone, ma purtroppo se la tua era una richiesta di voto non te lo posso dare perché sono impegnato. Ma ti aspetto all'Eden per offrirti un calice di vino bello insieme, questo sì. A proposito di Eden, caro Ernesto, ieri hai ripreso un episodio spiacevole che mi ha fatto tanto male, e portarlo in piazza e sui balconi è stato indelicato e squallido. Il tuo era evidentemente un intervento denigratorio. Ma come? Fino a prima della chiusura delle liste mi dicevi che era l'unico locale che dava lustro a Diamante e mi offrivi un posto nella tua lista. Ma forse mi sono perso qualcosa, forse qualcosa è cambiato. Ernest, sei obsoleto. L'impegno e l'entusiasmo che metto in tutte le cose che faccio lo userò ancora di più quando il 10 giugno noi saremo alla guida di questo paese per risolvere i problemi della quotidianità della gente. Perché, parliamoci chiaro amici, la gente non è interessata alle carte, alle fotocopie, ai documenti veri o falsi. La gente vuole concretezza. Per esempio, vuole sapere se con la stagione estiva che ormai è alle porte ci sarà un servizio di guardia medica adeguata. Vuole sapere se ci sarà un maggior controllo del territorio da parte degli organi competenti e non dal sindaco e dal vice sindaco che fanno i sceriffi. La gente vuole sapere se il mare è pulito, perché altro che bandiera blu, se a giugno abbiamo dei problemi, figuriamoci nei mesi successivi e non nascondiamoci dietro delle fioriture alcali. Ci sono degli scarichi abusivi e sono quelli che vanno scovati e vanno regolarizzati. Mi ero ripromesso di non gridare, ma l'enfasi a volte mi toglie. E tu, Achille, mi accusi, come ha fatto anche l'assessore al turismo. Mi accusate di parlare solo per interessi personali.
Certo, ho un locale. Voi avete il vostro lavoro e ognuno ha le proprie competenze. Ma se gli interessi personali coincidono con quelli della collettività, allora vuol dire che ho agito e agirò per l'intera collettività e per il bene comune. E sono stufo di sentir dire che se il porto non si è fatto quando avevamo il sindaco senatore, il porto non si farà mai. Ma chi l'ha detto? Noi lotteremo per questo, andremo a sbattere i pugni, se necessario, sulle scrivanie degli uffici competenti, perché noi i pugni li possiamo andare a sbattere alla regione, non dobbiamo fare nessun accordo elettorale con nessuno. Perché deve finire quello scempio che sotto gli occhi di tutti è una vergogna, sotto il lungomare ormai da tanti anni. E quella è l'unica vera fonte di sviluppo e ricchezza per migliorare la qualità del nostro turismo. E con le, non con le innumerevoli soste camper che nascono come funghi da un giorno all'altro. Quelle fruttano poco all'economia del paese e molto producono in termini di liquami e di spazzatura. Noi dobbiamo puntare in alto, non ci possiamo accontentare. Ernè, non possiamo fare più la politica del tutto sommato quest'anno avete lavorato. Diamante e Cirella meritano di più! E quindi, amici, mi avvio a concludere perché lascio la parola a Marcello, che è lui che deve fare il giusto appello al voto. Ma sono convinto che con il vostro aiuto noi tutti, l'8 e il 9 giugno, saremo gli artefici del nostro futuro. Con il vostro voto, un voto libero. E come dice anche Ernesto, e se lo dicono anche gli avversari, lo sanno che questa è l'unica strada percorribile. Quindi arrendetevi e consegnate le armi. L'8 e 9 giugno votate liberamente. Votate la lista numero 2, votate per Marcello Pasquale sindaco! Buonasera, buonasera a tutti, grazie Piazza, grazie Diamante. Avevo deciso di non intervenire in questa prima parte della serata perché ai capolista spetta l'appello al voto dell'ultimo quarto d'ora. Però io amo la verità e quando qualcuno dice falsità io sono qui a riportare la verità. E allora vi dico subito, caro Simone, che ieri hai parlato e sparlato a Cirella, innanzitutto hai parlato di commissariato, hai parlato di scuola, hai detto che volevi il commissariato e volevi anche la scuola, benissimo, hai detto che potevate spostare il commissariato o la scuola nell'edificio delle suore di Cirella. Ma non sai neanche che è privato, è di un privato, dove lo vai a mettere? Non sai neanche di cosa parli, questa è la verità. Però possiamo fare una cosa, facciamo il commissariato e poi ci mettiamo i bambini dentro. Ma finiamola, finiamola di dire barzellette. Parli di garbo. No, dici che nessuno ha accolto il tuo invito a parlare bene degli avversari. Io non devo venire qua sopra a parlare bene degli avversari,
perché io ne parlo e ci parlo tutti i giorni senza problemi. Siete voi che dovete salire qua sopra per dire qualcosa. Io lo dico tutti i giorni per la strada con tutti. Solo che hai voluto far intendere che ho detto una bugia quando ho detto che hai parlato di me dicendo che sono una persona di M puntini puntini puntini. Però poi ti sei sbagliato, perché se ci fosse stato uno psicologo tra la gente l'avrebbe capito immediatamente che stavi mentendo. Perché hai detto: se mi è scappato qualcosa per strada o in qualche bar chiedo scusa. Allora ti dico una cosa, accetto le scuse, discorso chiuso. E poi noi abbiamo fatto opposizione, l'avete fatta, non l'avete fatta, dove eravate, che avete fatto? Te lo dico io, ti sei riempito la bocca sulla cementificazione dell'ACI, ma dove eri quando noi siamo andati alla Procura della Repubblica? Te lo dico io dove eri, eri ad Ancona a lavorare perché te ne sei andato da Diamante e sei andato in un altro posto, volutamente. Sei confuso perché dici che non abbiamo fatto opposizione. Poi, un attimo dopo, dici che la porta di tuo zio Gaetano era sempre aperta per noi che facevamo parte inizialmente dello stesso gruppo per preparare i consigli comunali. Allora, o non abbiamo fatto opposizione, o l'abbiamo fatta anche con zio Gaetano. Decidi quello che vuoi dire. Se no devo pensare che è stata una volontà di zio Gaetano a non fare opposizione? Fammi capire, perché non ho ben capito. E quindi questa opposizione l'abbiamo fatta o non l'abbiamo fatta? Decidi, ma mi farei sapere in un secondo momento. Hai detto che non scomparirai. Per la verità, ci siamo candidati insieme 5 anni fa. Poi non sei riuscito, tuo malgrado, a entrare in consiglio comunale all'opposizione e sei sparito. E vieni a raccontare a me che non scomparirai, hai fatto il passaggio, ma da dove vuole amministrare? Da Napoli vuole amministrare Diamante, vuole amministrare Cirelli. Io Diamante l'amministro da qua, non come ha fatto il vostro senatore che 5 anni fa ha detto di aver scelto fra senatore e sindaco che cosa fa. Io non l'ho visto per 5 anni e, caro Simone, non ho visto neanche te. Quindi quando dici le cose, o dici la verità oppure troverai me che in ogni luogo e in ogni posto andrà a dire e a fare quello che la verità merita. Sono le 22:59, abbiamo terminato il nostro spazio perché adesso inizia l'ultimo quarto d'ora delle 3 compagini, dove poi farò l'appello al voto. Noi saremo in piazza di nuovo alle 23:25. Chi vuole ascoltare quello che ho da dire, perché ho da dire delle cose simpatiche, ci vediamo alle 23:25. Se fossi qui mi lascerei. Quando si tratta di presentare il capolista di Liberamente non trovo mai le parole giuste, non perché non ne abbia, ma perché ne ho così tante che non riesco mai a ordinare i pensieri. E allora ho deciso di presentarvelo con una citazione. In questi 20 giorni da questo balcone abbiamo sentito parlare di filosofi, articoli della Costituzione, opere classiche, poeti, cantanti, film, di tutto e di più. C'è stata una gara a chi era il più intellettuale.
e io in questa gara non ci voglio entrare. Io scrivo di cultura pop e quindi la mia citazione arriva da una serie TV che è forse una delle meno intellettuali che siano mai state prodotte, Sex and the City. La protagonista, Carrie, quando si rende conto che Mr. Big è una persona decisamente peggiore di quello che pensava, dice una cosa alla fine di un episodio. Dice: la cosa più importante nella vita è la famiglia, e torna sempre il leitmotiv del solito. Ci sono giorni in cui la ami e altri in cui la odi, ma alla fine sono le persone da cui torni sempre. A volte è la famiglia in cui siamo nati, altre volte è la famiglia che ci si è scelti. Se avessi poche parole per descrivere Marcello, direi che sicuramente fa parte della famiglia che mi sono scelta. E non solo per ragioni affettive che sono evidenti, ma anche per ragioni politiche, perché è una persona pacata, è una persona concreta, è una persona leale, che non scende a compromessi con nessuno. E queste sono tutte doti che un capolista, un leader, un sindaco deve avere. E quindi ve lo presento augurandomi che, come è stata la guida per me politica, per queste 12 persone che sono qui con lui, per tante persone che sono qui in piazza, diventi la guida per ogni diamantese l'8 e il 9 di giugno, quando le leggerete sindaco di Diamante, Marcello Pascale. Buonasera, buonasera, di nuovo buonasera. Sono veramente emozionato, una folla così io non me la ricordo. Siamo alla conclusione di questa campagna elettorale. Conclusione, innanzitutto permettetemi di fare, qualcuno mi ha rimproverato, ha detto: basta, lo dici sempre. Io ringrazio di nuovo Telediamante, ringrazio la famiglia Maniscalco che ci fa parlare da questo balcone, perché il garbo non è mai troppo. Io vi devo ringraziare tutti voi, perché ci avete supportato in questi giorni di campagna elettorale, con uno sguardo, con un occhiolino, con una parola. Quando vedevate che eravamo stanchi a fine giornata, dopo essere andati da qua e da là per cercare di spiegarvi quello che volevamo fare. Vi ringrazio perché ci avete supportato, ma vi ringrazio perché ci avete sopportato, perché 20 giorni di macchine che vanno e vengono, 20 giorni di caos, a qualcuno potrebbe aver dato anche fastidio. Noi abbiamo cercato di fare una campagna elettorale garbata e vi ringrazio per aver sopportato anche le nostre incursioni nelle vostre case, ma noi abbiamo cercato di farlo in punta di piedi, con garbo, senza mai essere violenti, senza mai essere aggressivi, senza mai essere come quelle persone che sono andate nelle stesse case 2, 3, 4, 5, 6 volte solo perché non li volevano votare e dovevano convincerli, dovevano dirgli che dovevano votare la loro idea. La gente non è più stupida, non è mai stata stupida. Voi con questo atteggiamento denigrate le persone. Andavate 2, 3, 4, 5 solo perché non condividevano la vostra scelta, solo perché pensavate che non condividere la vostra scelta è lesa maestà. Non funziona così, ricordatelo, non funziona così. Perché voi non andavate nelle case a confrontarvi con la gente, loro venivano nelle vostre case perché per loro siete dei numeri da mettere sui taccuini, siete dei voti, non persone con le quali parlare, spiegare, farsi dire quello che ritengono che sia giusto fare e ciò che non sia giusto fare. La verità è che dissentire dalle loro idee
è una grave colpa, ma la gente non è più così, la gente se ne straimborta di quello che dite voi, la gente vuole fare quello che ritiene più giusto. E allora basta bugie, basta inganni, basta giochi di prestigio. E allora devo dire un'altra cosa. Caro Ernesto, tu ieri sera sei salito sul balcone di Cirella a parlare alla cittadinanza. Ti vorrei ricordare che è un atteggiamento eticamente scorretto, perché fino a lunedì sei il sindaco di tutta la popolazione, non di una parte politica soltanto. Vergogna! E ieri, tra le altre cose, da quel balcone ci hai raccontato della tua famiglia, ci hai raccontato dei rapporti con la tua famiglia, e in questi racconti hai tirato in ballo anche l'architetto Pino Savarese, dicendo che 5 anni fa è stato con te, legittimamente, è vero. E dicendo che anche in questa tornata elettorale l'avresti voluto accanto a te, hai detto che l'avresti voluto su quel balcone, ma anche se non c'era, state insieme! Dici bugie, perché siete sempre stati insieme, sia quando siete stati dalla stessa parte, sia quando avete fatto finta di fare altre liste. Questa è la verità, diciamolo alla gente, diciamolo agli elettori, invece di fare gli scorretti, invece di dire menzogne, continuare a girare per le strade e nelle case a dire di un eventuale apparentamento di questa lista, di questa compagine con quella di Pino. Noi ci siamo candidati contro, perché non siamo noi a essere insieme a loro, ma le liste che fanno la stessa politica e fanno lo stesso percorso sono Nuova Era e Uniti per Tutti. Questa è la verità. E allora dobbiamo dire che fate finta di stare uno contro l'altro, fate finta di litigare, fate finta che queste persone libere, che si sono candidate liberamente, senza che nessuno li abbia presi e li abbia messi là, li volete far passare per quelli che non sono. Noi, come dice questo simbolo, come dice questo nome, siamo liberi e non accettiamo che nessuno possa infangare le nostre idee, perché le difenderemo con tutte le nostre forze, le difenderemo fino a quando voi ci darete la forza. E il 10 di giugno queste idee prevarranno su tutto. Il 10 giugno questi signori andranno a casa. Però ti devo anche dire che almeno hai avuto il coraggio di salire sul balcone, hai avuto il coraggio di andare là e dire: qua ci sono io. Hai avuto questo coraggio. Quindi, cari amici, cari concittadini, se votate Uniti per Tutti, non solo votate Ernesto Magorno, ma votate Ernesto Magorno insieme a Pino Savarese. Altro che chiacchiere! Chi dice altro è un ingannatore seriale e va punito.
però devo dire che almeno tu hai avuto il coraggio di salire sul balcone. Gli altri non si sono palesati, gli altri sono stati alle spalle, sono stati dietro, sono stati nascosti. E la verità è che, così come se votate per Uniti per Tutti, votate per Ernesto Magorno e Pino Savarese, così vi devo anche dire che se votate per Nuova Era, votate per Gaetano Sollazzo, votate per Bernardo Rienzi e votate anche per Pino Savarese, che è il collettore delle due liste. Questa è la verità. Perché l'unica cosa che avete cercato di fare è, primo, cercare di non farci fare la lista, perché siamo gli unici liberi. Ed ora cercate in tutti i modi di creare le condizioni affinché noi perdiamo. Ma vi devo fare una confessione. Voi avete già perso. Avete perso perché ci siamo candidati e avete perso perché non riuscirete a portare avanti la vostra idea di distruzione della libertà di pensiero di ognuno di noi. E volete sapere perché ho detto che Gaetano Sollazzo, Bernardo Rienzi e di nuovo Pino Savarese? Perché il collante tra le due liste. Solo noi siamo liberi, le altre sono solo pandori, chiacchiere. E allora abbiamo vinto perché abbiamo fatto la lista. Ma vinceremo il giorno 10, ci sarà una valanga di voti che ci diranno che liberamente vincerà questa elezione, una valanga di voti che libererà Diamante dall'oppressione, dal re, da feudi, da regime, da papa, da tutti! Concludo, perché siamo in orario, concludo dicendo che questa piazza la dice lunga. Concludo dicendo: non votate per i farisai perbenismi, non votate per i millantatori, non votate per i bugiardi seriali, e non votate per i truffaldini che portano atti falsi. Ma votate per i più deboli, votate per voi stessi, votate per i vostri figli, votate per i vostri nipoti, votate, 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 purché votate.